Dai playoff fa male comunque aver visto una squadra lottare e arrivare al secondo overtime con tutto questo pubblico che non ha smesso di incitare la squadra un attimo e fa male, avrei voluto poter dare qualcosa di più. Troppo tardi, forse non è arrivata la reazione. Ma questo è un po' come è andata tutta la stagione, da delle partite inspiegabilmente inguardabili a delle partite dove si vedeva un grande Lugano. E adesso, nei prossimi giorni ci prenderemo il tempo, ma a mente fredda analizzeremo tutta la stagione e vedremo cosa fare. Cosa succede da adesso in avanti? Niente, ci fermiamo, discutiamo tra di noi e prenderemo le decisioni che ci saranno da prendere. Lo striscione della curva, noi ce ne andiamo con eleganza, dirigenza, imitateci. Ripeto quello che ho appena detto alla RSI, io non ho visto nessuno striscione, io ero nello spogliatoio, non so neanche di cosa mi state parlando. E comunque, vabbè, ognuno è libero di esprimere i propri pensieri e, ripeto, ci siederemo e prenderemo le decisioni del caso. Questa frattura che si è creata con la curva ti fa riflettere sul tuo futuro oppure no? Ma io non ho nessun problema con la curva, sono loro magari che hanno un problema con me, io non ho, no, anzi io li ringrazio perché ci sostengono ogni momento e ripeto, loro sono liberi di mettere gli striscioni che vogliono e pensare quello che vogliono, mi dispiace che non hanno capito da che parte sto e cosa sto cercando di fare, vedrò di farmi perdonare nel futuro. Chiedete il futuro dell'allenatore del DS, adesso è prematuro. Assolutamente prematuro, noi appunto adesso abbiamo appena finito, saranno 10 minuti che è finita la stagione, queste decisioni vanno prese a mente fredda. Ireland potrebbe rimanere dunque. Non posso dire se rimane, se non rimane, dobbiamo prima discutere anche con lui e ripeto, prima dobbiamo fare le nostre analisi interne. Questa voglia che ci ha messo Lugano stasera, questo sforzo, anche se è andato male fino al secondo overtime, non hai pensato in questi pochi minuti, fossimo riusciti a metterlo sempre, forse sarebbe stata anche un'altra stagione. Hai detto all'inizio, tra partite inguardabili e altre belle partite, è un po' quello che è mancato, magari più partite così, per dare una piega diversa a questo campionato. Sì, esattamente quello che ho detto prima. E sono questa squadra quest'anno è stata capace del meglio come del peggio in un'altalena, era come essere su una giostra e non si capiva come mai c'erano delle partite dove riuscivano veramente a far vedere un bellissimo hockey e delle partite dove sembravano una squadra di principianti. Di basso non siete intervenuti, pensando a Ireland, ma non solo a Ireland, pensando a uno straniero che potesse dare una mano anche nei playoff. Allora, come abbiamo già detto, la società ha deciso di finire la stagione con lo stesso allenatore perché era ora di cambiare un po' questa tendenza a Lugano e ci aspettavamo che la squadra si prendesse le proprie responsabilità. Per quello che riguarda lo straniero, abbiamo cercato uno straniero, ma non c'era niente sul mercato. L'hanno detto anche i cugini dell'Ambrì, sul mercato non c'era niente per prendere. Una cosa che no, comunque non aveva nessun valore, era meglio non prendere niente, poi avevamo comunque Appala e poi chi andava a pensare che comunque Linus si facesse ancora male, queste son cose che non si possono prevedere. Fatto che chi vi ha condannati alle vacanze è il signor Flynn che è arrivato a Zugo. Lo Zugo l'ha trovato uno straniero. Beato lo Zugo, noi ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti e andremo a imparare da loro. Possiamo dire di aver incontrato. Sugli arbitri ho deciso di non spendere più energie perché con più si dicono le cose, con più ti prendono in giro, quindi sì, il Ticino merita più rispetto comunque. Sei d'accordo con Cereda, dunque? Assolutamente sì, ma da già da anni. Possiamo dire di aver incontrato comunque la squadra forse favorita per il titolo, quindi magari tanto di cappello allo Zugo, però Lugano ha fatto quello che poteva. Sicuro, questo Zugo veramente è una squadra fortissima, è completa, quattro linee, un portiere come si deve. E io gli auguro di andare fino in fondo perché fa vedere un bel hockey, un hockey molto, molto veloce, molto aggressivo, non ti lasciano respirare e questa è una squadra che merita comunque di arrivare fino in fondo. Tornando a quello che dicevi sull'allenatore straniero, sull'allenatore si può capire si fanno scelte, poi dopo chi vince e chi perde, dopo se vinci hai ragione, se perdi hai torto, no? Avete voluto dare un segnale. Sullo straniero non si poteva intervenire un po'
prima, nel senso quando a Berna sono arrivati a Berna, a Rappel, così sono arrivati. È chiaro che alla fine, quando avete provato, forse probabilmente il mercato era un po' arido. Col senno di poi, muoversi un po' prima nell'evenienza, ecco, magari di un infortunio, di una squalifica così, no, non pensi che fosse adesso a bocce ferme e col senno di poi che fosse stato. Sì, certo, con i sì e con i ma non si va da nessuna parte. Comunque noi avevamo 5 stranieri e non è che non abbiamo preso Appala, abbiamo avuto anche sfortuna con gli stranieri quest'anno, perché che viene la peritonite a uno straniero non lo puoi prevedere, poi dopo è calato di forma, la Pier si è fatto male al ginocchio e Linus ha avuto ancora dei problemi e non, queste sono cose difficili da gestire. Noi, appunto, ripeto, a parte il fatto che questa è una cosa del DS, però quando il DS si è mosso non ha trovato uno straniero da prendere in più in rosa. Cose del DS, se il DS avesse detto ok, ho uno straniero, diciamo, potenzialmente che possa fare il caso nostro, il club sarebbe stato aperto a ingaggiare eventualmente un sesto straniero? Dipende, che genere di straniero. Certo, diciamo se finanziariamente. Si poteva valutare, adesso non voglio dire che sì, sicuro, perché dopo bisogna anche vedere il budget e tutto quanto. Caldo.